Buonasera a tutti e benvenuti ad un altro appuntamento, il nono per l'esattezza delle nostre conversazioni, delle vere e proprie chiacchierate su attività della nostra società, attività di attualità, temi di attualità. E abbiamo toccato diversi temi, ormai insomma siamo verso la fine di questo mese di maggio e nella giornata di oggi parleremo di un tema molto delicato ma molto interessante come quello delle adozioni, nello specifico adozioni internazionali, e lo faremo insieme all'avvocato Alessia Maria Di Biase, che è in collegamento con noi da Gaeta. Buonasera e benvenuta. Buonasera Francesca, buonasera a tutti. Certo. Abbiamo detto che ci diamo del tu, effettivamente, quindi siamo meno formali del solito proprio perché no, le nostre conversazioni sono di solito delle vere e proprie chiacchierate. Le definiamo un po' chiacchierate tra amici per comprendere temi, come abbiamo detto, di attualità. E con te, Alessia, vogliamo appunto approfondire questo tema che abbiamo detto è un tema molto importante perché tu sei responsabile dello sportello appunto di adozioni internazionali di Gaeta, del tuo paese e del tuo comune, dell'associazione Ernesto. Da quanti anni che sei responsabile di questo sportello? Ormai sono 3 anni che abbiamo aperto questa sede qui a Gaeta, sì, febbraio 2017 abbiamo fatto l'inaugurazione. E questa associazione, come mai, a proposito, partiamo subito dal nome, come mai Ernesto? Ernesto è il nome del primo bambino che è stato adottato dalla presidente dell'associazione, che poi ha voluto mettersi a disposizione delle altre coppie e quindi realizzare questa associazione, che è nata come un'associazione di volontariato appunto a sostegno di tutte quelle famiglie che volevano adottare, e poi è diventato un ente autorizzato alle adozioni internazionali. Ecco, ente autorizzato alle adozioni internazionali che ha creato un ponte con un paese nello specifico che è quello dell'Ungheria. Ungheria che di solito, insomma, noi lo pensiamo abbastanza ormai come un paese anche abbastanza sviluppato, abbastanza ricco, invece non mi sembra così da quello che mi dicevi. Beh, no, nonostante sia un paese europeo, ci sono ancora tante situazioni, soprattutto nelle zone più rurali, più lontane dalla capitale, tante situazioni di povertà, quindi ci sono ancora tanti bambini, di cui lo Stato non riesce a prendersi cura e quindi vengono poi immessi nel circuito dell'adozione internazionale. Ecco, pensando all'emergenza del Covid-19, qual è stata la ricaduta su questi flussi di adozioni internazionali che state seguendo voi? Allora, guarda, ti devo dire che nel nostro caso non c'è stata una ricaduta molto negativa, anzi, siamo stati fortunati nel senso che immediatamente prima che l'Italia venisse dichiarata tutta zona rossa, abbiamo fatto rientrare in Italia due delle nostre famiglie che erano fuori e che quindi sono riuscite per tempo ad arrivare a casa. Tra l'altro una di queste famiglie è proprio della mia sede di Gaeta. Dopodiché, appunto, non avevamo più nessuna coppia che è rimasta fuori, perché il problema è stato proprio questo, seguendo anche un po', i blog, le notizie che arrivano dalle coppie, per esempio in Colombia. Ho seguito in questi giorni una coppia che è riuscita a rientrare solo qualche giorno fa, dopo più di 2 mesi nel paese, nella Colombia, non riuscivano a trovare un volo, per rientrare a casa. Nel nostro caso non abbiamo avuto questi problemi, anzi ti dirò che la nostra attività, è proseguita in maniera ordinaria e anzi per alcuni aspetti è stata anche incentivata, implementata, soprattutto per quanto riguarda la formazione. Quindi abbiamo continuato a svolgere tutte le pratiche, l'attività amministrativa in maniera ordinaria, quindi il deposito del fascicolo, traduzione, legalizzazione, conferimenti degli incarichi, formazione delle coppie. Abbiamo ricevuto anche 17 lettere di abbinamento per le nostre famiglie, quindi ripeto, il nostro lavoro non si è mai fermato. Certo, è rimasta sospesa la parte della partenza. Famiglie pronte vicino alla porta con la valigia per partire, per andare a abbracciare i loro bambini che sono rimaste sospese, però adesso la situazione sta rientrando, tra l'altro anche l'Italia aprirà le frontiere dal 3 giugno, per cui contiamo per l'estate di riprendere l'ordinaria attività anche per quanto riguarda le partenze. Quindi anche queste famiglie che dicevi erano rimaste sospese potranno andare a riabbracciare i figli presto? Certamente, certamente.
Ecco, però prima di andare avanti, insomma, nella nostra chiacchierata, raccontaci un po' come nasce questa associazione, questa Ollus. È nata, come ti dicevo prima, dalla volontà della Presidente di dare sostegno a queste famiglie che avevano adottato, quindi di darsi prima di tutto un conforto psicologico tra di loro e condividere i bisogni e le necessità che tutti i genitori adottivi hanno, perché l'adozione è sicuramente una cosa molto bella. Noi diciamo che l'adozione è una favola, abbiamo anche scritto un libro con questo titolo, ma l'adozione è una favola perché ha sempre il lieto fine, ma come tutte le favole ci sono i personaggi cattivi, ci sono gli ostacoli, ci sono i momenti di debolezza, ci sono momenti in cui le famiglie si sentono abbandonate, si sentono deluse, si sentono frustrate, quindi hanno difficoltà. E quindi questa associazione inizialmente è nata proprio per questo, per creare una rete di famiglie adottive che condividesse le problematiche e potesse anche darsi conforto in determinate situazioni. Poi, quando hanno iniziato a capire che il numero delle famiglie si implementava e che c'erano anche tante coppie che chiedevano informazioni rispetto all'adozione e volevano essere aiutate nel percorso dell'adozione, allora hanno trasformato l'associazione da un'associazione di volontariato a ente autorizzato, perché purtroppo la legge, cioè no, purtroppo, per fortuna, anzi, la legge richiede che per l'adozione internazionale si passi per la mediazione di un ente, perché è successo tante volte, alcune volte in passato, che il fatto che non c'era un controllo, la mediazione di un ente, rimaneva tutto gestito dal paese estero, no? Quindi non erano controllabili questi flussi di bambini che venivano presi dal paese estero e portati in Italia. E quindi è nata così questa associazione che poi è diventata un ente. Che ricordiamo a base principalmente a Roma, ma ha sedi anche in tutta Italia. Allora, la sede centrale è ad Imola, dove è nata l'associazione. Poi sì, abbiamo anche delle sedi, le sedi diciamo più operative, più grandi, sono appunto a Roma e a Macerata. E poi abbiamo anche altre 15 ormai, tra sedi e sportelli, siamo presenti praticamente in tutta Italia, dalla Lombardia, Calabria, Puglia, Lazio, Toscana, Piemonte, quindi siamo un po' ovunque. Ecco, in tutti questi anni, vogliamo dare anche un po' di numeri, ecco, in tutti questi anni quanti sono i bambini che avete seguito, le famiglie e soprattutto le famiglie che sono, che hanno iniziato l'iter e quelle che invece magari hanno lasciato e quelle che hanno finito, insomma, l'iter. Vorrei capire anche un po', darci un po' di numeri per creare un quadro generale. Allora, guarda, noi abbiamo iniziato, sto leggendo proprio in diretta con voi dal nostro sito, associazioneernesto.it, nel 2007 con l'adozione di, con un'adozione di due bambini, due fratelli. E nel 2008 abbiamo concluso già 14 adozioni, fino ad arrivare per esempio al 2015 20 adozioni, abbiamo chiuso il 2019 con 31 adozioni per un totale di 42 bambini, perché tu sai che la singola adozione può essere fatta anche per due bambini. Oggi nel 2020 abbiamo in carico già circa 80 coppie. E alcune, come vi dicevo prima, sono già rientrate in Italia con i loro bambini nei primi mesi, fino a febbraio praticamente, ma a metà marzo, prima che ci fosse la chiusura. Quindi fino ad oggi sono stati adottati un totale di circa 400 bambini da quando l'ente ha iniziato il suo operato. E tu nello specifico quante coppie hai seguito in questi anni e quante, come dire, riscontri positivi hai avuto? Tanti, nel senso che la sede sicuramente è più del previsto perché la sede di Gaeta si trova in mezzo a due grandi sedi che sono quella di Roma e quella di Nocera Inferiore e quindi il nostro inizialmente era nato come un semplice servizio informativo, quindi dare un'idea dell'adozione internazionale, consigliare le coppie che volevano intraprendere questo percorso e quindi anche a livello proprio di documentazione delle persone alle quali rivolgersi. Invece poi
quali abbiamo avuto tantissime richieste anche di coppie che dopo il semplice colloquio informativo hanno proseguito e quindi hanno dato il mandato e per cui le abbiamo seguite nella fase amministrativa, nella formazione psicologica, fino poi all'arrivo in Italia con i bambini. Ma le coppie che si sono rivolte allo sportello sono state sicuramente un numero superiore a quello che ci aspettavamo, anche perché noi sì siamo ubicati a Gaeta, però raccogliamo anche tutta l'utenza dei comuni limitrofi. Ci sono coppie che si sono rivolte a noi anche da Cassino, da Frosinone, dai comuni di intorno, Formia, Castelforte, quindi anche i comuni limitrofi. Per cui c'è stata una risposta molto, molto positiva e sicuramente superiore, ripeto, a quella che era la nostra aspettativa iniziale. Ottimo, ma quindi significa che siete stati bravi voi, come dire, a stimolare e a far venire, come dire, il desiderio di proseguire poi, insomma, in questo percorso le stesse coppie. Ma io spero di sì. Noi qui a Gaeta in particolare facciamo tantissime attività di promozione per quanto riguarda l'ente, lavoriamo molto soprattutto con le scuole, abbiamo anche pubblicato un libro l'anno scorso che si intitola proprio Un viaggio chiamato adozione, nel quale raccontiamo le testimonianze delle coppie che hanno adottato, quindi sicuramente tutto questo lavoro di sensibilizzazione, di creare una cultura dell'adozione ha sicuramente aiutato, ha stimolato anche le coppie a parlare di questo argomento, perché fino a qualche tempo fa e ancora adesso a volte in alcuni casi si ha ancora un po' il timore di parlare di questo argomento, di condividere la propria storia dell'adozione. Invece siamo usciti un po' allo scoperto, ecco, con questo sportello, con tutte le attività che proponiamo, e gli articoli che condividiamo con la stampa, le esperienze che portiamo alla luce. Abbiamo, diciamo, reso l'adozione un tema di attualità e non più un tema, come si dice, di nicchia. L'adozione non è soltanto quella procedura come si pensava tanti anni fa, dedicata, riservata alle famiglie ricche, alle famiglie benestanti, a quelle famiglie che non potevano avere figli. Noi abbiamo un target di coppie veramente trasversale, coppie nelle quali lavora uno solo dei due coniugi, famiglie normalissime, alcune famiglie che hanno già addirittura dei figli, quindi abbiamo coppie veramente di tutti i tipi, questo per dire che l'adozione è assolutamente un percorso accessibile a tutti. Ecco, tu hai toccato un punto importante, cioè quello un po' di, come dire, l'adozione per alcuni versi come un tabù, cioè secondo te perché lo è stato, insomma, fino a poco tempo fa, perché poi ci si ricollega anche alla generatività, ecco, perché secondo te si viveva così questo aspetto e non invece come qualcosa di accoglienza più totale? Penso, a mio avviso, l'idea che mi sono fatta, forse è legato la maggior parte delle volte le persone che si approcciano all'adozione perché non sono riusciti, secondo la strada tradizionale, quindi biologica, ad avere dei figli, e il fatto, soprattutto per una donna, nella maggior parte dei casi, no, di ammettere la propria sterilità o dei problemi nell'avere dei figli poteva essere ancora qualcosa di cui non parlare, di cui da tenere nascosto, magari di cui vergognarsi, e quindi in questo senso l'adozione era vista come un ripiego, per cui la persona che ricorreva all'adozione necessariamente era la persona che non era riuscita ad avere figli in altro modo, quando invece, come ti ho appena detto, ci sono state delle coppie che hanno scelto proprio di fare l'adozione nonostante potessero avere dei figli e magari poi li hanno anche avuti, o persone che vengono e hanno già dei figli biologici e quindi intraprendono questo percorso. Quindi assolutamente adesso non bisogna più vedere questo percorso come lo si vedeva prima. Ecco, io però ti chiedo, abbiamo detto fin dall'inizio, insomma, che questi sono percorsi molto delicati, però diciamo, nell'immaginario di tanti, l'adozione internazionale viene vista anche come un percorso un po' farraginoso. Lo è oppure dobbiamo sfatare qualche mito? Allora, lo è per determinati paesi. I paesi dove le attese sono molto lunghe
e l'attendibilità dei fascicoli che riguardano questi bambini è scarsa, si conoscono. Sono cose che si sanno, quindi ci sono dei paesi, per esempio penso ad alcuni paesi dell'Africa o magari anche la Cina, dove l'India, dove i tempi di attesa superano i 3, 4, a volte anche 5 anni, dove i bambini sono anche un po' più grandicelli, quindi questo si sa. Come per esempio si sa anche che l'Ungheria invece è uno dei paesi, prima di tutto perché è europeo, prima di tutto perché poi perché è un paese anche abbastanza piccolo, quindi lavora abbastanza bene, si sa che invece è un paese molto più veloce dal punto di vista della burocrazia. Quindi noi abbiamo avuto delle famiglie, una proprio nella sede di Gaeta, che nel giro di 3 mesi il tempo di raccogliere la documentazione, di tradurla, legalizzarla e depositare il fascicolo, nel giro di 3 mesi hanno avuto l'abbinamento. La famiglia della quale ti ho parlato prima, che è arrivata poche settimane fa, nel giro di 6 mesi ha concluso l'abbinamento. Io leggo sempre qui dal sito la statistica, i tempi di attesa appunto per concludere la procedura sono di circa 6-7 mesi, quindi stiamo parlando di un'attesa ragionevole. In alcuni casi si può arrivare a un anno e mezzo, ma questo dipende anche dalla disponibilità della famiglia, cioè più paletti le famiglie mettono, vogliono bambini molto piccoli, bambini con determinate caratteristiche, non possono partire in determinati periodi dell'anno, magari per ragioni di lavoro. Quindi queste sono tutte cose che fanno allungare i tempi, però diciamo che nella stragrande maggioranza dei casi le procedure in un anno si concludono e non è un tempo assolutamente lungo se tu pensi al percorso che si sta affrontando, perché in questo anno noi facciamo un corso di formazione alle nostre coppie per prepararle a quello che loro andranno a fare e ti assicuro che un anno non è un tempo a volte nemmeno sufficiente per prepararle bene, per fargli capire la scelta che stanno facendo e le conseguenze che questo comporterà nella loro vita. Perché come ti dicevo prima, è vero che l'adozione è una favola, però ci sono anche delle difficoltà che poi incontrano i genitori adottivi e che devono sapere. Quando intraprendono questo percorso, cioè non è solo un atto di generosità, noi diciamo sempre che è principalmente un procedimento legale, noi lo vediamo così dal punto di vista, vogliamo essere un po' materiali da questo punto di vista, quindi al termine della procedura di adozione, due persone hanno la qualifica, diventano genitori, diventare genitori secondo la legge vuol dire assumersi determinati diritti e determinati obblighi nei confronti dei bambini, perché i genitori devono crescere, mantenere, istruire, educare i propri figli e questo non è una cosa da poco. Ecco, quindi ci deve essere consapevolezza, soprattutto per evitare spiacevoli, come dire, ritorsioni anche sul bambino nel momento in cui poi si passa alla fase, come dire, successiva, no? Dell'incontro con il bambino, con la bambina e dell'arrivo di questa qui in Italia, giusto? Sì, sicuramente devono essere pronti perché l'inserimento nel paese, quindi in questo caso in Italia, non è sempre immediato, non è sempre facile, dipende molto dall'età del bambino, dal suo pregresso, quindi dall'esperienza di vita che il bambino ha avuto, dal carattere, da come i genitori si pongono nei suoi confronti, dal contesto sociale che lui trova al suo arrivo, quindi dipende da una serie di fattori. Certo è che non è facile per nessuno perché i bambini che sono adottati sono comunque bambini problematici nel senso che portano con loro un vissuto pesante per quella che è la loro età e quindi questi dolori, queste sofferenze spesso poi vengono fuori nei modi inaspettati e quindi i genitori devono essere pronti ad affrontare queste situazioni. Ecco, tra le varie attività che fate, Alessia, ce ne sono tante. Ecco, ieri, per esempio, il 21 maggio, è stata la giornata mondiale della diversità culturale per il dialogo e lo sviluppo che è stata istituita nel 2002, dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, che ha un po' come obiettivo quello di incrementare la consapevolezza globale dell'importanza del dialogo fra differenti culture. Voi avete promosso proprio a Gaeta un progetto molto interessante, Distanti ma Uniti, dove avete promosso tra l'altro proprio un corso di lingua ungherese.
giusto? Sì, quello che ti dicevo prima, noi durante questo coronavirus non solo non ci siamo fermati, ma ci siamo attivati all'ennesima potenza e quindi abbiamo creato questo progetto Distanti ma Uniti e abbiamo creato nel quale abbiamo, diciamo, inserito una serie di attività. Prima di tutto la formazione per le nostre famiglie attraverso la piattaforma Zoom, noi ci incontriamo ogni giovedì con le coppie di tutta Italia e con i referenti di tutte le sedi e quindi facciamo ogni giovedì e dedicato ad un tema. In più il martedì e il venerdì c'è un corso di ungherese per le famiglie per prepararli proprio appunto a quando andranno ad incontrare il bambino e poi in occasione di questa giornata abbiamo lanciato anche questo corso di lingua e cultura ungherese per i ragazzi. Inizialmente l'avevamo pensato soltanto per i ragazzi adottati con la nostra associazione, che adesso sono anche grandi, il più grande ha 25 anni e quindi volevamo proporre per l'autunno, se fosse possibile, o se no per la prossima primavera, un viaggio di ritorno alle proprie origini, no? E quindi volevamo prepararli con questo corso. Poi abbiamo visto che ci sono state tante richieste anche da parte di altri ragazzi, abbiamo deciso quindi di estenderlo a tutti, ragazzi e bambini dall'età di 6 anni ai 22 anni, adottati o non adottati. Si possono iscrivere tramite l'associazione. Il corso sarà tenuto dalla professoressa Rosnoi, che è la nostra referente anche della sede di Ferrara, ed è gratuito. Ecco, tu hai parlato di questi ragazzi, quindi qual è il legame che mantenete con i ragazzi che appunto sono arrivati qui in Italia attraverso di voi? Ecco, all'inizio tu hai parlato proprio di famiglia, di quest'area familiare e questo è un po' l'aspetto che caratterizza la nostra associazione, cioè di fatto noi siamo rimasti sempre un'associazione di volontariato e ogni anno, solitamente la prima settimana di settembre, l'ente organizza una festa nella sede di Imola dove sono invitate tutte le famiglie che dal 2003 quindi hanno adottato, hanno avuto rapporti con l'ente, vengono tante volte a trovarci anche i ragazzi adottati e quindi ogni anno li vediamo crescere, quindi abbiamo rapporti quasi con tutti, non magari non con tutti sono costanti, però abbiamo notizie e rapporti con tutti i nostri ragazzi e anche con i bambini, chiaramente attraverso le loro famiglie, i primi anni inviamo solitamente ai bambini il giorno del compleanno una lettera di auguri e a Natale, a Pasqua c'è sempre l'occasione per risentirsi e poi adesso ovviamente tramite i social, tramite la nostra pagina Facebook sono tanti ragazzi che ci scrivono e che ci seguono, tra l'altro proprio lì a Imola hanno anche creato una compagnia teatrale con la quale appunto loro si con, nella quale, con la quale si incontrano e quindi fanno anche questo percorso teatrale. Bellissimo questo che stai raccontando, insomma, immagino solo questi ragazzi che si incontrano e magari sono diventati amici anche tra di loro, presuppongo. Certo, come no. Senti, domani tra l'altro invece c'è un'altra ricorrenza, la giornata della legalità, e sto pensando a quanto per molte persone si pensa all'adozione anche a un business. Ecco, vogliamo anche qui sfatare un po' dei luoghi comuni? Sì, come dicevo prima, ci sono paesi e paesi, quindi l'adozione dipende anche dal paese nel quale vai. L'Ungheria è uno di quei paesi, per esempio, che ha i costi più bassi per quanto riguarda già la procedura e anche per quanto riguarda i costi dell'extra procedura, perché ovviamente l'Ungheria si può raggiungere anche in macchina, ma anche andando con l'aereo, i costi di trasferimento e di soggiorno sono veramente molto bassi. Tra l'altro, nella regione Lazio è stato attivato dalla regione anche un fondo proprio per le adozioni internazionali al quale le coppie possono accedere e possono beneficiare appunto di questo finanziamento a tassi molto agevolati, per cui anche dal punto di vista economico posso assicurare che è un percorso assolutamente fattibile.
Ecco, allora, il nostro tempo scorre sempre molto veloce, io ho tantissime domande ancora da farti, però ricordo a chi ci sta seguendo che chi volesse fare delle domande alla dottoressa Di Biase lo può sempre fare o comunque dare un proprio commento. Quindi in questi ultimi 5 minuti, però io proseguo con la mia tabella di marcia perché tra l'altro volevo chiederti un parere, Alessia. Perché nelle scorse settimane è uscita e veicolata, insomma, sui social, soprattutto una notizia, tra l'altro abbastanza spiacevole, di un'azienda ucraina che è dedita soprattutto alla maternità surrogata e ha diffuso delle foto con questi piccoli bambini, questi neonati, diciamo, parcheggiati in una grandissima stanza in attesa che le famiglie li andassero a ritirare, bloccati chiaramente per il Covid, tra queste anche tante famiglie italiane. Questo per dirti, si parla spesso appunto anche di diritti dei bambini e si stimola il dibattito anche a livello europeo. Secondo te, proprio l'Europa dovrebbe stare più attenta sui diritti dei più piccoli? Guarda, con noi sfondi una porta aperta, nel senso che proprio attraverso, partendo proprio dalla sede di Gaeta, l'anno scorso abbiamo dedicato tutte le nostre attività al trentennale, della Convenzione ONU per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. L'attenzione verso i bambini non è mai sufficiente ed è la misura che ti dà di una società, cioè la misura della civiltà si basa proprio sull'attenzione che la società dà nei confronti dei bambini. Questo episodio che tu hai riportato, chiaramente per chi si occupa di adozione, è un fallimento perché noi vediamo che ci sono tanti bambini abbandonati, quindi non vediamo la necessità di andare a commissionare un bambino. Però non voglio entrare nello specifico, nemmeno mi sento di dare un giudizio, su queste persone che intraprendono questo percorso, che ricordiamo comunque è un percorso lecito in questi paesi, quindi cioè, è previsto per legge, per cui si può Non lo è fare. in Quindi... Italia, però, non lo è in Italia, lo ricordiamo per No, chiarezza. in Italia, cioè, in questi paesi si può fare, per cui rispettiamo la scelta di chi lo fa. Chiaramente noi, ripeto, non ne vediamo proprio la necessità perché vediamo quotidianamente bambini che vengono abbandonati e che hanno la necessità di essere adottati e che possono essere adottati. Per cui, come dire, vorrei invitare tutte le coppie che avevano quest'idea, magari della maternità surrogata e che vogliono quindi diventare genitori, a prendere in considerazione, se non l'hanno ancora fatto, anche il percorso dell'adozione nazionale o internazionale. Poi Senti, ripeto, sì. scusami, prego, prego, Prego. finisci pure. No, volevo dire che per quanto riguarda i diritti dei bambini, diciamo, la nostra associazione nasce proprio per garantire il diritto di ogni bambino ad avere una famiglia e non il contrario, perché ogni bambino è scritto nella carta della Convenzione che deve essere curato, accudito e allevato da due genitori. Non è vero però il contrario, quindi nessuno ha questo diritto, questa necessità di diventare genitore. Per cui concentriamoci anche su questo quando pensiamo alla genitorialità. Senti, in ultimissime battute, qual è lo scoglio, l'aspetto più difficile che hai notato nelle famiglie che hai seguito quando intraprendono questo percorso? Allora, in quelle che ho seguito io personalmente, sicuramente l'aspetto più difficile è quello dell'età. Nel senso che le famiglie vorrebbero adottare la maggior parte, perché poi ci sono state anche famiglie molto molto disponibili, però la maggior parte si dirigono sempre sull'età del bambino. La richiesta che fanno spesso è proprio di avere dei bambini molto piccoli. In generale, quindi non soltanto rispetto alle coppie di Ernesto, ma per quello che ho avuto modo di sentire, e mi dispiace anche sentirlo. Ancora tante volte vedo che ci sono problemi rispetto al colore della pelle, quindi se è vero che ci sono delle famiglie che vengono contente, richiedono proprio di adottare magari
non a me direttamente, però in un paese africano perché non hanno problemi. Ci sono altrettante famiglie che invece vengono in Ungheria proprio perché non vogliono bambini con la pelle scura. E questo, diciamo, ci dispiace un po'. Ho capito. Senti, invece la soddisfazione più grande che hai provato quando hai fatto sì, insomma, nella tua prima, il tuo primo procedimento, quando è arrivato il primo bambino che hai seguito nel percorso d'adozione, qual è stato? Ma un senso di sollievo. Cioè sapere che la famiglia finalmente ha concluso il suo percorso, ma sapere soprattutto che quel bambino, perché noi conosciamo i bambini prima dei loro genitori, perché ci viene comunicato prima a noi la storia del bambino, il suo vissuto, le sue problematiche, quindi sapere che quel bambino che aveva quella determinata problematica, che aveva quel vissuto, che aveva affrontato una determinata situazione, finalmente ha trovato una famiglia che lo accoglie, che lo ama, che lo cresce, quindi finalmente l'abbiamo messo al sicuro, è un senso di sollievo, oltre che di soddisfazione e di gioia, però veramente ci dà un senso di sollievo. Allora, siamo veramente ormai fuori, però Guido ci chiede, meritevole attività di divulgazione che ha capovolto il significato e il senso di adozione, cioè l'adozione non è dare un bambino a una famiglia, ma è dare una famiglia a un bambino. Chiedo dove e come vivono questa attesa i bambini e qual è il ruolo dell'associazione e degli enti interessati. Non so se poi... Sì, velocemente i bambini, la maggior parte dei bambini, soprattutto quando sono in età prescolare o comunque fino ai 7-8 anni, vivono in Ungheria presso le famiglie affidatarie, quindi sono pochi i bambini che vivono in istituto e quindi sono accuditi da queste famiglie. Ho capito. In conclusione, qual è un po' il consiglio che ti senti di dare a chi magari... qualche coppia che ci sta seguendo e che vorrebbe iniziare questo iter? Sì, quello che dico sempre, ma lo dico in particolare in questo momento, gli enti non si sono fermati, quindi se ci sono delle coppie che vogliono intraprendere il percorso dell'adozione, non aspettate, non perdete più tempo, non mettete la scusa del coronavirus per procrastinare la vostra scelta, perché un giorno a livello, diciamo, sociale corrisponde attesa, corrisponde in realtà nella realtà legale a 10-20 giorni di attesa, quindi è tanto tempo che si perde, è tanto tempo che viene sprecato ed è tanto tempo che vi separa poi dai vostri bambini, quindi scegliete l'ente che volete, scegliete l'adozione che preferite, quella nazionale o quella internazionale, ma non perdete tempo ad attendere. Bene, quindi messaggio di speranza, insomma, certo, per le famiglie, ma anche per i bambini, anche perché, insomma, essere famiglia, essere genitori è una grande sfida, ma è anche essere figli. Io ti ringrazio, Alessia, ricordo www.ernesto.it per chi ne volesse sapere di più e magari ti ricerca e ti scrive, insomma, anche delle informazioni, altri dubbi, tanto penso che tutti i tuoi contatti siano proprio anche attraverso questo link. E certo, io ringrazio tutti quelli che ci hanno seguito fino adesso.